Focus ricostruzione a quasi 6 anni dall'inizio dell'emergenza sismica in centro Italia. La ricostruzione non solo quella degli edifici, ma di tutto un tessuto sociale di un territorio che non si può assolutamente impoverire. Ne parliamo con il comitato Mutui sulle Macerie. Intanto, parlando del comitato, come è nato e perché? Il Comitato Mutui sulle Macerie è nato nel 2017, ci siamo costituiti a settembre, dopo aver cominciato a vedere che quella che riguardava la sospensione dei mutui legati al sisma cominciava a creare dei problemi a chi aveva accettato queste sospensioni, si era trovata nelle difficoltà economiche di dover accettare queste sospensioni. Noi siamo un comitato no profit, quindi chi si avvicina a noi, chi chiede il nostro aiuto, chi ci porta le proprie confidenze, i propri problemi, non ha tessere, non paga assolutamente nulla, siamo tutti nella stessa situazione, quindi siamo assolutamente un comitato no profit e cerchiamo di raccogliere, e il nostro impegno, il nostro lavoro è quello di essere, di fare la cassa di risonanza ai problemi dei cittadini, del territorio, del cratere, del sisma, e cercare di portare alla ribalta quelli che sono i problemi legati alla sospensione che sono nati subito dopo. Quindi a monte di tutto c'è il fatto che il sisma ha reso inagibili alcuni diversi edifici sui quali era stato stipulato un mutuo. È questa la situazione di partenza? La domanda è centratissima. Il problema di partenza è proprio questo, cioè abbiamo degli immobili inagibili che possono essere legati a privati, quindi case, e mutui legati a immobili per le imprese, perché ci sono anche tante imprese che sono state costrette a stare ferme, a chiudere, qualcuno ha delocalizzato, ma ci sono anche imprese che non hanno avuto modo di poter delocalizzare anche in virtù della forte esposizione bancaria che avevano precedentemente, proprio legata a questi mutui. Come è stata strutturata la sospensione dei mutui? La sospensione dei mutui è stata strutturata senza tenere conto della eccezionalità dell'evento, ossia nel post terremoto, nell'immediato post terremoto, c'è stato un accordo tra il governo, l'allora commissario alla ricostruzione, l'ABI e l'Associazione dei consumatori. E hanno stilato, diciamo così, hanno fatto questo accordo per questa sospensione senza tener conto, ripeto, dell'eccezionalità dell'evento, ma hanno agganciato la sospensione per il terremoto a una semplice e normale sospensione, che è la stessa che può avere qualsiasi cittadino nel suo percorso legato a un mutuo, e tutti possono avere una sospensione per un periodo limitato dovuto a malattia, perdita di lavoro. Ecco, noi siamo stati agganciati esattamente a questo tipo di sospensione, che avremmo potuto avere chiaramente per un periodo ristretto, non così lungo di 6 anni, ma che comporta delle conseguenze. La conseguenza principale è l'iscrizione al CRIF, la prima, la più stupida diciamo, è l'iscrizione al CRIF. A questo si aggiunge che sulle nostre sospensioni dei mutui gravano degli oneri, degli obblighi bancari, chiamiamoli così, perché le banche li chiamano oneri bancari, ossia la sospensione non è gratuita, cosa che invece avrebbe dovuto essere già sin dall'inizio, perché tutte le persone che avevano un mutuo in essere prima del terremoto non è che all'improvviso hanno deciso di non pagare, è perché si trovano in una condizione di aver perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso l'attività, c'è chi è stato licenziato perché le imprese hanno chiuso, quindi si è creato una struttura socio-economica di un certo tipo, ma si è applicata a questa emergenza, a questa catastrofe del 2016, si è agganciato una pura e semplice sospensione che può avere, ripeto, qualsiasi cittadino in qualsiasi momento della sua vita. Da qui è nato tutto un iter, è diventata una cosa gigantesca, dove la gente si ritrova oggi ad avere il mutuo sospeso 6 anni fa, aggravato di tanti oneri che
immaginiamo diventi impossibile, perché già è difficile poter restituire quanto si sarebbe dovuto su un immobile dove ancora la ricostruzione, diciamo che è agli inizi, su delle attività che il nostro tessuto economico è pari a zero, vuoi per il terremoto, vuoi perché successivamente il Covid, adesso la guerra, quindi c'è un insieme di cose che su questo territorio ha aggravato ancora di più. Ma al di là di quello che è stato il post, io parlo, mi concentro sul terremoto, no? La gente qui si è impoverita, e parlo per le imprese, parlo per chi nei paesi tipo il nostro investiva in immobili, perché Camerino è fatta anche di un'altra realtà che è la realtà studentesca, quindi, perché c'è anche gente nel nostro territorio che investiva in immobili proprio per la presenza di tutto questo, di questa struttura studentesca che abbiamo. Si è parlato all'inizio di territorio, il vostro comitato rappresenta tutto il cratere coinvolto. In realtà sì, ho sempre trovato porte aperte da parte di tutti i politici, di ogni forza politica, ma in realtà poi il tutto si conclude come se andassimo a sbattere ogni volta contro un muro di gomma, cioè ritorna tutto al mittente, nel senso che si impegnano, si studia le soluzioni e poi quando il tutto si porta al governo, diciamo così, sui tavoli di chi conta, e in realtà l'argomento, il problema ritorna al mittente insoluto e identico a prima. Un'attività continua di controllo da parte del vostro comitato tra fine 2021 e inizio 2022. Ci sono state delle problematiche da affrontare. Qual è la situazione attuale e quali gli sviluppi futuri? Allora, il nostro comitato in realtà è sempre attento e vigile e quotidianamente riceviamo manifestazioni da parte dei cittadini e lamentele da parte dei cittadini. Non da ultimo abbiamo assistito alla fine del 2021 con la legge di bilancio dove era stata inserita a più voci la nuova sospensione per il 2022 dei mutui, e invece ci siamo ritrovati dopo una approvazione da parte del Senato della sospensione dei mutui, nel passaggio alla Camera ci siamo ritrovati con la sospensione depennata, sparita, e questo a fine dicembre. Quindi le immagini che dal 1 di gennaio sono passate le rate dei mutui sospesi, perché chiaramente le banche senza una sospensione hanno applicato i pagamenti delle rate, e immagini quanta gente si è trovata in difficoltà a gennaio a dover pagare una rata di un mutuo che poi si è perpetuata anche per il mese di febbraio, perché abbiamo avuto la sospensione esattamente il 27 di dicembre, il 27 di gennaio del 2022, mi perdoni. Quindi in questo lasso di tempo tutti hanno pagato le rate dei mutui, chi non poteva ancora una volta è stato risegnalato al CRIF perché non ha potuto pagare le rate. Questa è la situazione attuale. Noi ci troviamo di fronte ad un problema enorme, ad un problema gigantesco che riguarda i cittadini, riguarda le imprese di questo territorio, ma non da ultimo riguarda anche le banche, ed è questo il segnale che noi stiamo cercando continuamente di far passare ogni volta che incontro politici, perché in realtà devo dirle che l'attenzione politica è molto alta, ed è molto alta da parte di tutte le forze politiche. Non c'è stato un solo politico ai quali ci siamo rivolti che non ci ha prestato attenzione e non ha provato a fare qualcosa. Devo dirle che il commissario Legnini, che è una persona straordinaria, ha sempre ritenuto il problema della sospensione dei mutui un problema pari a tutti gli altri problemi legati al sisma. Io mi auguro, ecco, che adesso sia giunto veramente il momento di risolvere questo problema. Il commissario ha lavorato tanto per la ricostruzione, ha lavorato tanto per questo territorio, vedi il testo ultimo, il testo unico di questo periodo. Ecco, noi crediamo che sia giunto il nostro momento, sia giunto il momento di prestare la massima attenzione a questo problema, perché in realtà il problema è del cittadino, è dell'impresa che non potrà pagare il mutuo sospeso.
Ma non è soltanto questo, il problema è anche delle banche, e io lo sto ribadendo ogni volta che mi trovo a parlare di questo problema in ogni ambiente. E io continuo a dire che non è solo il cittadino che magari si vedrà pignorato l'immobile se non potrà un domani, finita la sospensione, continuare a pagare le rate. Ma il problema è così ampio, così grande, così vasto, che le banche stesse saranno in netta difficoltà. Perché le immagini, se fosse anche soltanto il 50-60% di tutti i mutui sospesi, che uno non può cominciare a ripagarli, le immagini che danno economico ci potrebbe essere per le banche stesse. Quindi ecco, da qui cercare di focalizzare l'attenzione a questo problema, che ripeto non è soltanto dei cittadini ma è di tutto un territorio, e mi auguro veramente che finalmente si possa mettere mani entro la fine di questo anno a cominciare a progettare quelle che sono le possibilità di intervento per risolvere questo problema. Abbiamo dato in continuo soluzioni, interpretazioni, oggi chiediamo semplicemente che si ponga l'attenzione su questo problema. Dietro nostra spinta la Regione Marche ha approvato in consiglio all'unanimità una mozione dove si faceva portavoce insieme alle altre regioni per portare questo alla ribalta, diciamo così, a dar maggiore forza a questo problema. La mozione è stata approvata a settembre, si parlava di un tavolo di lavoro tra i quattro presidenti di regione, i loro assessori e noi comitato insieme al commissario Legnini per cercare di fare il quadro della situazione. Io ho avuto l'ultimo incontro in regione ai primi di giugno con l'assessore alla ricostruzione, abbiamo parlato esclusivamente di questo e sto aspettando che di essere convocata e di essere chiamata per poter cominciare a immaginare un eventuale e ipotetico intervento.